È il momento Tutorial Time con il nostro Vincenzo Albano. Eccolo qua, Tutorial Time, Grazie, grazie. No. Eccoci qua. Hai sentito che applauso caloroso, mamma basta dire mia, Vincenzo mamma... Albano Tutorial. Coronamento di un sogno questa sera, quasi quasi faccio lo stage diving su quella che si deve sposare. Sì, perfetto. Allora, chiuda le gambe che non deve fare spoiler ancora. Allora, cominci così. No, si vedeva la seconda fila addirittura. È all'inizio poi. Bambini, è il momento di andare a dormire. Certo. Allora, avete spiegato cos'è un tutorial? No, lo spieghi lei. Lo spiego intanto, mi pagano, mi bonifico a 60 giorni. Ma poi intanto sì, lo spiego. Sì, bene. Sì, sì. Va bene. Allora, tutorial cos'è? È la soluzione a un problema di cui non ve ne fate un cazzo di risolvere. Quindi io lo dico, già metto le mani avanti. No, allora. Vabbè, dai. Sono le ultime che può concedersi. Certo. Allora, si toglie degli sfizi qua, Allora, stasera parliamo, come potete vedere dai due ragazzi meno, diciamo, fortunati, useremo delle grucce. Grucce, Zaramba Boys. Bravo, siamo. Bravo. Dette anche ometti. Sì. Quanti ometti abbiamo in casa, come disse Biancaneve tornando dal bosco? Ah! Gongolo, pisolo, paniatolo. Beh, Allora, fatto male. Poi passa. Allora, quanti ometti ce ne... Perché ne abbiamo tante? Perché ce le danno gratis. Tutte certo. Le cose che ci danno gratis ce le prendiamo. Come no. E lei che fashion influencer lo sa. No. Cazzo no. Di vestiti c'hai? No. No, vabbè, com'è? È molto elegante. No, bello, ho visto un sacco di sempre una parola carina. Allora. Carino. Allora, come va? Bene, faccio no? Pure questo flusso di coscienza che hai in atto. Qua. Allora, quindi iniziamo a dare degli usi particolari. Ad esempio, metti che sei in cucina, sì. C'hai le mani bagnate, no? Sì. E dove sta lo strofinaccio che ogni volta giri? Non si trova mai. Mai si trova, che giri come un chirurgo rincoglionito per casa, no? Giri sì. Così. Allora, prendiamo... Mo ti piace, aspetta. Sì. Prendiamo una gruccia, la praticamente che cosa dobbiamo fare? Non c'è altro che piegarla. Sì. L'ho fatto a casa, praticamente, Ecco qua, la preghiamo in questo modo. È molto simile, il risultato. L'ho fatta a casa. È come quando prendono uova e farina e qua le lasagne sono fatte. L'ho fatto a casa, ecco, vedete, mettete uno strofinaccio, potete metterlo, che so, allo stipo, come si chiama? Allo stipo. Scusate, sono da poco a Milano. Sì, ma in Italia proprio. All'Anta. Al diretto. Lo mettete. Ma poi lo potete tenere anche... Ma qua è comodo. Che so, ma anche se sei fuori casa, no? Che so, sei un gommista, non puoi dare mai la mano, tieni, ti pulisci. Basta dare di gomito. Basta dare i gomiti, date la mano. Ecco. Metto meglio. No, così non è carino. Nella carne me lo sono messo. Certo. Vabbè, allora, poi, ma vari usi, vari usi. Usi, possiamo dire svariati? Cazzo, ma è corto. Diciamo, sì. Va corretto. Allora, cosa possiamo... Stai fermo, non iniziamo, vediamo di chiarire subito le cose. Che cosa stai facendo? Cos'è questo? Mi annoiavo. Pure io, Allora, stai fermo! E ancora tocca. Possiamo andare avanti? Dobbiamo andare avanti. Allora non vedo soluzioni alternative. Allora. Io cerco l'acqua. Sì, va. Una volta che la trovi, affogati però, eh. È di metallo quel coso lì. Quello frizzante. Non andare a spiegare le cose. Vai avanti! Musicisti, mi rivolgo a voi musicisti, ma quanti un musicisti lavoro, in sala? No, nel senso, quanti musicisti non sanno dove mettere gli spartiti? Allora, che facciamo? Che facciamo? Prendiamo una gruccia, piegando in questo. L'ho fatto a casa. Certo. L'ho fatto a casa. A casa molto tempo libero. Una vita sociale da mo. Guarda, mettendo così, possiamo mettere lo spartito, ad esempio questo è uno spartito di Vasco Rossi, e potete leggere le note E minore, E bemolle, capito? E Vasco Rossi è uno spartito e quindi, ma andiamo avanti. Perché? Chissà quanti altri begli usi abbiamo di queste gruce. Non confondere che poi la gente non capisce. Faccio le bolle di sapone, guarda, quelle grosse. Ti faccio una bolla, sai da dove? Va bene. Allora, non confondiamo che la gente poi non capisce, ascolta un cretino, diglielo Davide. Allora, quante volte andiamo in bagno? Cioè, non mi devi rispondere, che lo so che vai tante volte. No, devo controllare il gas. Ho sentito il rumore nel garage. Di notte! Ho sentito il rumore di gas. Ho sentito. Allora, quante volte non sappiamo dove mettere la carta igienica? Capita. Quante volte capita? Con cosa ci può tornare utile? Allora, una cuccia.
una gruccia che la pieghiamo in l'ho fatto a casa facendolo in questo modo. Praticamente possiamo inserire la carta igienica qui e questo è piaciuto, voilà, questo è piaciuto, vedi? Ottimo, in casa lo appendi. Ah, questo è bello. Allo stipite. Allo stipite. Metti che esci, dice, se mi scappa, te lo porti. Elegante anche. Se sei anche un ragazzino, sei, capito? Certo. Ma... esperimento di mentalismo, pensate una carta, una qualunque. Certo. Ma che fo, a me non dispiace lui, se ne va. Allora, era l'asso di quadri. Metti che, ho capito, metti che esci di casa. Sì. Esci di casa, non capita a te. No, però metti succede, che succede. Apri il portone, ti cadono le chiavi, no? Ti cadono le chiavi. Allora, di bestemmia tu, per favore. No, vedere, io non bestemmio mai. No, non come... bestemmio. Cosa, come faccio? Cadono nel tombino. Ah, accidenti. Accidenti. Oh, allora, come facciamo? Chi ci viene in aiuto? L'attaccapanni, lo metto. Ma no, non te lo diranno mai. Allora, chi viene incontro a noi? La gruccia. Che bel pubblico, fatemi un applauso. Sì, vabbè, certo. Lo devo fare io. No, spoiler. No spoiler. Allora, quindi saliamo subito a casa a prendere una gruccia. Ma le chiavi erano di casa, porca troia. Allora. Il problema è quello. Bussiamo alla vicina. Lo fa Cattelan a lei. Andiamo nei musei a vederlo. Quello che dico io. Faccio io. Allora, bussiamo alla vicina, chiediamo se ce la dà. E visto che ci siamo, chiediamo anche la gruccia. Ma sì, dai. La prendiamo praticamente. Madonna, ma te le malattie esantematiche non ti possono ritornare. E ti togli una quarantena di giorni. Facciamo così, praticamente. E le chiavi, vedete, sono salve. Questo. Non dovete applaudire, dice, per forza. Dice, ma sono sporche! Sto cazzo! No, capito? E tu che dicevi, a che me lo porto a fare lo strofinaccio stasera? Chi non si fiderebbe di una persona che va in giro con un rotolo di carta igienica? Ma allora, qual è il problema vostro? Certo. Cioè, lo fanno Dolce Gabbana? Poi chiedono scusa, poi ma va bene. Scusa. Allora, ma dove la gruccia dà il meglio di sé? Dov'è Regina? Nell'armadio dà il meglio di sé. Un po' come Belen, la sorella, al Grande Fratello. Certo, non so se la ricordate. Nell'armadio fa dei numeri. Allora, ma... Gulp! Questa è Gulp! Mumble. Guarda, io invece che penso, io penso male. Perché è tutto storto. Loro sono i migliori e sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Dai. Allora, quindi, negli armadi, a volte, no? Quando dividiamo, poi, si sa che abbiamo poco spazio noi uomini, perché quando dividiamo l'armadio con una donna o con un uomo, ci mancherebbe altro, ragazzi. Vabbè, ma questo... No, ragazzi, io sono a favore di coppie gay, lesbiche, soldatesse con le treccine, YouPorn è bello perché è vario. Vabbè, certo, mi rendo conto. Poi io... Allora, cosa possiamo fare? Una gruccia salva spazio. Sì. Una gruccia di grucce. Cioè, allora, praticamente, che cosa prendiamo? Prendiamo delle grucce e prendiamo... Ehi, che? Prendiamo una cintura, ok? Non lo tocco perché... Ti sei ingolosita, No. Ti piace essere legata? No, con una persona, sì, mi sembra di sì. Carino lui. È dura adesso. Allora, quindi, Ha fatto canestro. Ma dove siamo? A Ferragosto stiamo! Fagli tagliare il traguardo, Fede, fagli tagliare il traguardo. Hai vinto, campione del mondo! Vabbè, poi dici, perché non ho una donna? Certo! Allora, quindi che facciamo? Prendiamo le grucce e mettiamo la testa dell'ometto nel buco. No, chiamiamo la gruccia, ma siccome, vi ripeto, non c'è un cazzo da fare, l'ho fatto a casa. E voilà! Questo, signore, campioni del mondo! Olè, campioni del mondo! È così! Olè. Abbiamo risolto il problema, lo fa Bali. Inaugurazione Olimpiadi, lo faccio io, niente. Ma perché non ci vediamo un film stasera? La verità. Vabbè, prossimo tutorial vi insegnerò a liberare definitivamente spazio nell'armadio soltanto con l'utilizzo di un avvocato divorzista e tanti alimenti, va bene? Grazie, salutiamo! Al prossimo! Dice Salvano! Salvano, tu ti sei notato? Mi chiamano Padre Bio. E soprattutto Cuberta! Salgo, Cuber Room, grazie! Vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo? Che cos'è il tutorial? Ma che mi metta a conoscere il tuo cognato? Ma non è come pensi! Ma rimaniamo scovamici!